Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Oggi parliamo dell'iPhone X, il nuovo melafonino che sarà sul mercato il prossimo 3 novembre. Una youtuber, infatti, lo ha svelato in anteprima in un video, ma si è scoperto essere la figlia di un ingegnere della Apple. La conseguenza è stato il licenziamento in tronco del padre da parte dell'azienda fondata da Steve Jobs, nonostante il mea culpa da parte della ragazza e la richiesta di lasciare in pace il padre innocente. Apple ha fatto bene a licenziare questo papà? A me sinceramente dispiace che tu l'abbia fatta a me questa domanda. Perché? Diciamo che è tutto abbastanza fuori dalle mie aree di interesse, l'iPhone, le youtuber, la Apple. È veramente un peccato. Beh, devo dire la verità, cioè non lo so, sinceramente sì, mi sarebbero, tra virgolette, un pochino girate. Devo dire la verità che è come se agli utenti dell'iPhone facesse, diciamo, lo spoiler di quello che potrebbe essere poi l'iPhone. Quindi sì, non so, da gente arrabbiata quale potrebbe essere, sì, cioè fare la stessa cosa, però poi lì c'è da vedere tante cose su cioè come la persona, se è sempre stata diligente, non farlo per, non so come reagirei stando lì. Ma io penso alla fine di no, perché sì, si tratta di un telefono nuovo, nuova uscita, però non è di grande importanza come accaduto, quindi sinceramente sì, magari sicuramente non avrei licenziato, magari avrei fatto un discorso, però magari licenziare è un po' troppo brusca come cosa. iPhone festeggia quest'anno 10 anni da quando è stato immesso sul commercio per la prima volta. Secondo te che cosa ha rappresentato questo oggetto in questo decennio per la società, nel bene e nel male? Non ne ho la minima idea, purtroppo non lo conosco. Io ho un telefono che mi ha regalato mio fratello, era il suo vecchio, mi ha detto to tienlo, mando qualche messaggio così, guardo qualche video, ma non... Veramente. Però tu vivi all'interno di questa società e ti guardi intorno e magari hai notato dei cambiamenti all'interno proprio del comportamento delle persone, oppure no? Non te ne sei proprio accorto? Non necessariamente, non vedo scenari fantascientifici alla Blade Runner con sei cartelloni olografici, iPhone, cambia la tua vita, ecco, non... Ogni tanto vedo in televisione una pubblicità dell'iPhone come vedo quella del Dixon, ecco, non compro neanche il Dixon, compro quello dell'MD, il V5, perché costa meno. Sei rimasto puro. Non so se si può parlare di purezza. Secondo non... me sì, in questo caso sì. Beh, devo dire che io da ragazza, io non uso praticamente mai il telefono, quindi devo dire che molte cose le ha veramente peggiorate, nel senso che le persone non si frequentano più faccia a faccia, ma cioè, stanno sempre cercando di innovare tutti i programmi, i canali solo per tipo anche tipo con proiezioni 3D per vedere come se fossero uno davanti all'altro e poi cioè non si prendono un caffè, che è la cosa più bella, leggere un libro vero o andare al cinema, secondo me perde molto, però effettivamente cioè se magari sono due persone, una da un capo e l'altra dall'altro capo del mondo, allora si possono vedere, quindi è positiva questa cosa, però un pochino ha peggiorato i ragazzi secondo me. Cioè, da persona che legge, guarda teatro, quindi... Tutt'altra cosa, tutt'altro mondo. Tutt'altro mondo completamente, quindi sì. Sicuramente tanto progresso, perché come tante altre aziende cellulari comunque sperimenta, però dall'altra ha, come ha detto lei, rovinato i rapporti, nel senso che le persone spesso stanno sempre davanti al telefono, quindi ci sono pro e contro, pro progresso e contro i rapporti che praticamente non esistono più tra persone.